Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito e insomma grazie a voi della partecipazione. Sì, devo dire, non si sente? Ok, adesso? Sì, ok. Dicevo appunto che il dottore nella sua introduzione ha, devo dire, esposto molto bene e anche alcuni concetti appunto abbastanza recenti come ricerca e devo aggiungere anche che per esempio noi in campo immunologico stiamo per affrontare un nuovo campo di applicazione che è l'immunomica, che è un po' un compendio per quello che riguarda appunto l'immunologia. Fino ad oggi, diciamo, sono stati passi da gigante, per carità, ci sono almeno 150 pubblicazioni alla settimana solo in campo immunologico che escono e quindi insomma passi notevoli negli ultimi 10-15 anni. Però l'immunomica dovrebbe dare appunto, che è una branca dell'interatomica, dovrebbe dare proprio una sferzata finale un po' per la comprensione dell'immunologia nei vari campi poi di applicazione in oncologia, nelle malattie infettive e nell'autoimmunità. Questo era solo per completare il discorso. Questa è una slide, diciamo, di riassunto di quello che accennerò stamattina. Fondamentalmente, non spaventatevi, queste sono sono delle sequenze, praticamente la composizione primaria delle due vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna. E come potete vedere qua, adesso vediamo se col mouse si riesce, ecco qui, sono 1273 aminoacidi fondamentalmente, quindi la stessa composizione di quella che è la proteina spike del virus. C'è una piccola differenza, piccola ma sostanziale, ma molto piccola, che è in questo dodecapeptide, no? Sono 12 aminoacidi in cui al centro più o meno ci sono due proline. Questo è un tracciante, fondamentalmente, che va a identificare e quindi a differenziare la spike vaccinale da quella virale. Come potete vedere, le due sono praticamente uguali, una fotocopia dell'altra, ma anche le due spike, cioè quella virale e quella vaccinale, per il 99,98% sono uguali, cioè sono indistinguibili, okay? Anche in campo di immunoistochimica, non si possono distinguere. C'è solo una metodica che le può distinguere. Questa è la stringa di mRNA vaccinale, okay? Quindi è la parte di informazione che ovviamente poi dopo con il macchinario nostro, quindi cellulare, ribosomi, RNA transfer, praticamente dà l'informazione per produrre poi la spike del vaccino. Okay? Come potete vedere, una curiosità, non ha l'informazione per la parte glicosidica. La proteina, la spike del virus, è una glicoproteina. Quella del vaccino invece manca tutta la parte, diciamo, glucidica. Questo è fondamentale poi per l'ancoraggio su alcuni recettori come l'ACE2. Queste qui sono le due proteine messe a confronto. Vedete che sono evidenziati in verde due aminoacidi, la lisina e la valina. Questi due qua sono quelli cui viene sostituita praticamente dalle due proline, posizione 686 e 687, scusate, 986 e 987. Ed è molto importante perché la proline in natura è un imminoacido, non è uno degli altri 19 aminoacidi come struttura, ed è importante perché viene utilizzata in natura per distorcere praticamente la conformazione di una proteina e renderla più stabile. Ok? Queste due proline sono state inserite qui proprio perché deve dare una stabilità alla diciamo porzione più immunogena, cioè la porzione RBD, comunemente nota RBD barra S1 della spike, proprio per farla stare in una conformazione si chiama di prefusione. Avete presente una molla? Ecco, è la stessa cosa. Io la molla la posso tirare e poi fino a un certo punto può avere, diciamo, la reazione contraria, quindi tornare allo stato di riposo, no? La proteina spike funziona così, quella naturale. Quella
Quella vaccinale invece è come se io tirassi la molla e superassi questa linea e rimane sempre tesa, quindi sempre in posizione up, quindi di prefusione. Ed è questo il motivo per cui l'aggancio all'ACE2 ci può anche essere, ma è distorto e la proteina non viene internalizzata con l'ACE2 all'interno della cellula. Okay? Invece per altri recettori, come la basigina CD147, che è un recettore dei periciti, invece lì non serve la parte glucidica e l'aggancio c'è e come, purtroppo, per certi aspetti. Questa è una immagine ancora più addentro, diciamo, della conformazione in 3D, dove si può apprezzare proprio questi due aminoacidi, che poi è una prolina, una doppia prolina, in questa posizione cerniera, cioè tra lo stelo della proteina spike e la parte S1, cioè la parte poi recettoriale. Allora, la cosa interessante per quanto riguarda l'identificazione di queste due proteine è proprio la strumentazione, la metodica. Abbiamo utilizzato la spettrometria di massa. È l'unica ad oggi che può differenziare queste due proteine, perché agisce a livello molecolare. Noi possiamo fare tutto ciò su qualsiasi campione, su qualsiasi matrice biologica. Quindi sangue, ovviamente, saliva, muco, della parte genitale o nasofaringeo, feci, urine, latte materno, addirittura le lacrime, ma anche tessuti bioptici. Cioè noi possiamo prendere una frazione di una biopsia, di un tessuto, ed eseguire questa analisi. Importante che sia in paraffine, non in formalina. Poi cosa facciamo? Facciamo una tripsinizzazione, cioè praticamente le proteine vengono digerite in tripsina. Attenzione, perché questa parte è molto importante poi a livello anche clinico eventualmente. Quindi noi stiamo parlando di una proteina. Proteina vengono scisse da delle proteasi, ok? E infatti la tripsina, che è un enzima poi oltretutto pancreatico, no? Che viene prodotto nel nostro organismo. La tripsina ha un'azione proprio di lisi su questo, e forma dei debris praticamente, no? dei pezzi degli oligopeptidi. Questi oligopeptidi vengono immessi nello strumento, che a sua volta viene istruito con una sequenza che è quella che vogliamo cercare noi, che può essere la sequenza di SARS-CoV-2. Attenzione, SARS-CoV-2 ho detto, non coronavirus, perché molti hanno detto, vabbè, ma trovi dei coronavirus influenzali. No, ci sono delle sequenze tipiche di SARS-CoV-2 ed eventualmente della nostra spike da vaccino, ok? Vaccino intendo genico, mRNA. E infatti, eccolo qua. Infatti lo strumento ci dà proprio un'indicazione se eventualmente trova presenza di spike da SARS-CoV-2 o spike da vaccino. E o, nel senso che molto spesso è capitato che troviamo una e l'altra. E questo ha delle implicazioni, perché molte persone, ma io non ho mai, sono mai stato ammalato, tampone sempre negativo, anticorpi praticamente quasi zero, è impossibile che abbia avuto SARS-CoV-2. E invece no, è possibile, perché ovviamente c'è l'immunità innata, che sintomatologia ne dà praticamente quasi zero, non c'è un aumento anticorpale e quindi ci sono delle proteine che poi accennerò, che appunto vanno sullo stelo della spike piuttosto che sul nucleocapside, non hai sintomi, ti sembra di non averlo preso e invece ce l'hai avuto. Le pubblicazioni pre-Covid su questi vaccini hanno dimostrato che l'mRNA viveva, diciamo così, circa 8-9 giorni, massimo 12. Questo c'è in varie pubblicazioni, ovviamente. La cosa è strana, perché in questa paziente, abbiamo trovato la spike virale vaccinale dopo 10 mesi dall'inoculo nel sangue, che diciamo che apre le porte ad ulteriori indagini, mettiamola così, visto che doveva durare 9 giorni il macchinario di produzione della spike vaccinale, la domanda sorge spontanea: come fa dopo 10-11 mesi ad avere ancora questa proteina
il sangue, visto che in natura non esiste. Una cosa interessante è questa. Ovviamente, quando si scopre un qualcosa di nuovo, la prima cosa che fa un ricercatore è quello di autoconfutarsi. Questo perché bisogna porsi delle domande, ovviamente. La domanda è stata, ma come? Abbiamo trovato un qualcosa di cui non esiste lo standard. Lo standard della spike vaccinale non esiste. E allora abbiamo fatto questo. Abbiamo preso la sequenza di, diciamo, che discrimina l'una dall'altra, l'abbiamo mandata a un'azienda chimica, una tra le più grosse al mondo, e gli abbiamo chiesto di farci il peptide, proprio in peso. Beh, dopo 90 giorni ci è arrivato 1 milligrammo di spike vaccinale. E la cosa interessante, perché a questo punto l'analisi ha assunto una conformazione, visto che parliamo di conformazione, diversa. Perché avendo lo standard puoi fare due cose. Primo, confermare quello che hai trovato nel primo screening, dove magari la sensibilità dello strumento era quello che era, no? Anche se parliamo di massa, ovviamente. La seconda è quello di quantificare nella persona quello che io ho trovato. Cioè io non solo dico hai la spike da vaccino o hai la spike da virus, ma ti dico anche quanti parti per miliardo ne hai nel sangue. La cosa interessante è stato fare un discorso al contrario. Cioè molto spesso le persone vaccinate non avevano spike libera nel sangue detectable col primo screening. Questa è la prova, questo qua è la prova, che se io non trovo con lo strumento al primo screening un qualcosa, non è detto che non ci sia. Infatti siamo andati direttamente con lo standard e l'abbiamo trovata in tracce, ma l'abbiamo trovata, c'è. Okay? È un metodo non usuale, diciamo. Di solito si fa il contrario, cioè primo screening lo trovi, matching con lo standard. Però... vado un po' oltre. Questa è la prova anche diciamo messa in maniera grafica, diciamo comprensibile, il fatto che l'mRNA e quindi la spike da vaccino ovviamente non si ferma al deltoide, questa era secondo me una leggenda metropolitana, ma viene ovviamente diffusa, perché ovviamente ancora per il momento queste sostanze non è che sono radiocomandate dall'esterno, quindi ovviamente quando le metti nel deltoide poi segue la circolazione sistemica e va in altri organi. E quindi ovviamente negli altri organi produce la sua proteina. Una cosa molto strana che volevo dire anche a livello immunologico è che un antigene normalmente quando viene prodotto dalla cellula che appunto lo produce o lo internalizza, difficilmente abbiamo la presentazione a livello di transmembrana sulla cellula stessa di tutto l'antigene. In questo caso, stranamente, è così. Cioè la proteina spike viene presentata a livello di transmembrana e quindi porta ovviamente un segnale per l'attacco poi anticorpale del complemento, linfociti natural killer, eccetera. E qui ovviamente abbiamo un'azione dirompente del sistema immunitario che ovviamente può portare a una produzione di citochine infiammatorie abbastanza importante, come purtroppo stiamo vedendo. Una cosa interessante che volevo dire in campo immunologico è anche quella del mio caro amico dottor Shozawa, che è un immunologo che fa parte di un team di ricercatori giapponesi, che ha fatto un lavoro molto interessante, ripreso dai lavori dal 2009-2012. Praticamente lui cosa ha visto? Che un eccesso di antigene nell'unità di tempo molto ristretta porta praticamente a patologie autoimmuni. Perché questo? Perché praticamente viene disregolato un linfocita molto importante, che è il direttore d'orchestra, poi a livello linfonodale, che si chiama T helper follicolare. Questi qua danno degli ordini, impartiscono degli ordini poi a quelli che sono i linfociti B per produrre anticorpi e CD8 citotossici, oltre che anche CD4. Quando questi qui ricevono dei segnali aberranti, proprio per questo eccesso di antigene per cui si passa una soglia, vedete quella riga? Si passa una soglia, questi non ragionano più, perdono l'adattabilità, si disregolano, quindi partono praticamente delle patologie autoimmuni indotte
dall'eccesso di antigene. Una cosa che si doveva fare poi ulteriormente è quella di valutare la proteomica, cioè la proteina spike è stato visto, questo è stato anche segnalato in campagna prevaccinale da alcuni ricercatori, che la proteina spike ha 65 omologie di cioè ha delle omologie di sequenza con 65 proteine nel nostro organismo. Questo cosa significa? Che semplicemente se la mia immunizzazione suppletiva produce anticorpi, questi anticorpi non trovano il loro target, perché ricordo che qui si parla di produrre una proteina di WAN1 che è estinta fondamentalmente, e però ci sono delle varianti ancora in giro, in atto, no? Alcune anche di, no? Abbastanza le abbiamo vissute, no? La Delta, eccetera. Cosa succede? Questi anticorpi, non trovando il loro target, vagano, e infatti vediamo persone che hanno 5.000, 10.000, 12.000 di IgG, anti-RBD, alla ricerca di un target. Il target lo trovano prima o poi. Il target lo trovano perché praticamente trovano dei recettori che hanno delle omologie di sequenze con la proteina che doveva essere il loro primo target. E infatti noi lo vediamo, perché questo è un pannello di una persona con due vaccini, diciamo così, e come potete vedere ha sviluppato degli autoanticorpi verso recettori colinergici, muscarinici, adrenergici. E vi assicuro che ha tutti i sintomi proprio di questa, non voglio chiamarla ancora patologia, perché è la prima volta che vedo una roba del genere, di una autoimmunità indotta. E anche anticorpi contro il recettore MAS1, il recettore MAS1 è quello che internalizza l'angiotensina 1,7, quindi poi può dare un'azione antinfiammatoria, vasodilatatrice, eccetera, eccetera. Ricordo anche che ci sono omologie di sequenze con il recettore delle gonadotropine, e oltre che ovviamente con i GPCR, che sono i G-coupled receptor, appunto di questo pannello che abbiamo visto. La spike può passare la barriera ematoencefalica con estrema facilità, oltretutto. Un altro recettore della proteina spike sono i periciti, come vi accennavo prima, quindi recettore CD147 o basigina. I periciti rivestono anche il microcircolo, quindi vanno nel cervello, controllano la barriera ematoencefalica, regolano il flusso sanguigno, influenzano l'ingresso delle cellule immunitarie e sono cruciali per quanto riguarda l'angiogenesi. È stato visto come per questo recettore non serve assolutamente che la proteina spike sia col virus, quindi può essere anche da sola, quindi di per sé, si dice. Vado un po' avanti. Ecco, qui praticamente c'è segnato sulla vostra destra come questo aggancio della proteina spike con questi recettori possa causare una tempesta citochinica. Ritorniamo praticamente all'origine, fondamentalmente. Questo è come praticamente un soggetto possa sviluppare, è un caso studio, ma è un caso come probabilmente ce ne sono tanti, ma che non vengono evidentemente portati in pubblicazione, comunque come può sviluppare un linfoma cellule T, angioimmunoblastiche, qui si vede perfettamente la differenza, e anche qua, guarda caso, vengono coinvolti i linfociti T helper follicolari. Quindi noi cosa abbiamo visto fondamentalmente, passando poi alla parte più terapeutica? Abbiamo visto che la spike fondamentalmente può essere anche presente in soggetti che non hanno mai avuto o pensano di non aver mai avuto praticamente l'infezione. Quindi questo è un tipo di screening molto importante. Okay? Abbiamo visto che ci sono tanti anticorpi nelle persone vaccinate, ma che vagano, e infatti vediamo la spike, cioè l'antigene, ugualmente presente. Quindi laddove l'anticorpo fosse neutralizzante non dovrebbe esserci la spike del virus. Quindi evidentemente è neutralizzante per spike di WAN1, che non c'è più. Possiamo trovare ovviamente spike, abbiamo trovato spike
del vaccino, qui non lo faccio vedere perché è oggetto di pubblicazione, quindi mi scuserete, in una persona non vaccinata, e questo ovviamente pone dei quesiti ulteriori. È una cosa molto strana, sinceramente, perché era, oltretutto questa persona era in un gruppo di controllo, quindi non doveva esserci, diciamo. Però è stato rifatto 3 volte il test e ce l'ha anche bella netta, insomma, la presenza. La signora non è sposata con una persona non vaccinata, non ha avuto donazioni di sangue, quindi ci si chiede ancora com'è possibile una cosa del genere. E vabbè, ci andremo a fondo. Ecco, dicevo che praticamente lo shedding non è solo della spike, ma anche del vaccino. Non si ferma al deltoide, ma va al fegato, ai linfonodi ed altri organi, tessuti. Ecco, una cosa interessante è la NAC, l'N-acetilcisteina, dove ci stiamo lavorando anche come gruppo di ricerca e stiamo vedendo, adesso stiamo facendo le analisi in vitro su un'N-acetilcisteina un po' particolare, diciamo aume potenziata, plus, mettiamola così, tanto per trovargli un nome, e abbiamo visto che in effetti ha un'azione proprio importante sia a livello di membrana cellulare, quindi di protezione della membrana cellulare, a livello dei mitocondri, ma anche e soprattutto abbiamo visto che ha un'azione interessante perché va a denaturare direttamente la spike, quel che sia virale o da vaccino. Quindi ne impedisce effettivamente il legame con i vari recettori, perché denaturando la proteina, questo lo si capisce, va a evitare anche l'incontro col recettore. Un'altra molecola interessante è la bromelina. Vi ricordo, vi ho detto prima, della tripsina? Ecco, la bromelina è un enzima proteolitico a largo spettro. È stata utilizzata per tanti anni in un farmaco abbastanza famoso, esatto, per la parte fibrinolitica, no? A livello dei trombi, eccetera. E questo in effetti può essere interessante, anche perché la bromelina, oltre che andare ad agire proprio sui coaguli, ne parlavo ieri sera con una collega, passa la barriera ematoencefalica. Vi dicevo prima che la spike purtroppo in alcune condizioni può andare proprio a ledere o comunque a infiammare il sistema nervoso centrale e poi di conseguenza il periferico. Questo è una cosa molto interessante. Infatti stiamo vedendo più che altro di trovare preparati, ovviamente, che possano passare la barriera ematoencefalica. Altri 2 preparati interessanti sono il palmitoil ascorbato e l'S-acetil-L-glutatione. Questi 2, in queste forme, passano la barriera ematoencefalica. Grazie. Thank you.